Essendo considerato come un successore degli apostoli nella Chiesa cattolica, il vescovo è il prelato che sotto l'autorità del pontefice ha il governo ordinario di una diocesi, con autorità superiore a quella dei sacerdoti, conferitagli insieme con la particolare giurisdizione mediante l'ordinazione episcopale. Il termine proviene dal greco episkopos, che significa supervisore, sorvegliante. I vescovi cattolici godono dell'appellativo di eccellenza reverendissima, mentre i patriarchi cattolici di rito orientale e ortodossi quello di beatitudine. La chiesa nella quale un vescovo esercita il suo magistero è detta cattedrale, mentre il rito dell'ordinazione episcopale prevede l'imposizione delle mani da parte di un vescovo consacrante, e la consegna del Vangelo, dell'anello, della mitra e del bastone pastorale. Nella Chiesa cattolica fondamentalmente sono tre le funzioni del vescovo: insegnare, santificare e governare. Allo stesso tempo l'ordine episcopale ha un carattere collegiale. I vescovi infatti sono tenuti a lavorare in comunione tra loro e con il vescovo di Roma, ossia il pontefice. L'insieme di tutti i vescovi prende il nome di collegio episcopale ed è guidato dal Santo Padre.